Prima radio! Diamo il benvenuto a un nostro amico Gianluca Pisciotta, team manager dell'Alcamo Calcio. Buonasera Gianluca! Buonasera a tutti! Buonasera, una persona, un ragazzo... Quanti anni hai Gianluca? 32. Ah, è l'età mia, quindi ci possiamo definire ragazzi entrambi. Sì. È un ragazzo che è nello sport da tantissimo tempo, ha avuto tante, tante, tanti incarichi anche importanti, ce ne vuoi parlare? Sì, è una vita che, che faccio calcio, cominciando dalle, dalle basse categorie, cominciando dalla terza categoria sono stato con il Tre Fontane in terza categoria, sono stato poi con il Campobello in serie D dove ho fatto il responsabile del settore giovanile, poi con la qualifica di direttore sportivo ho lavorato con società importanti come il Mazzara in eccellenza, la Folgore in eccellenza e anche due anni fa sono stato come direttore sportivo a Partinico con il Partinico Dace dove abbiamo fatto la finalissima per andare in eccellenza e l'anno scorso sono stato a Campobello bello in promozione adesso sono qui ad Alcamo con il ruolo, che ricopro il ruolo di team manager quindi team manager sarebbe a dire colui che è molto vicino ai giocatori cioè nel senso sei proprio con loro sì il team manager è colui che, che organizza tutto la settimana eh, non fa mancare niente alla, alla squadra poi eh, diciamo l'interlocutore interlocutore tra la squadra e la società questo è un ruolo importante, diciamo. Anche tu corri, sì, dietro sì, loro. Diciamo di sì. Ogni partita sta in trincea, quindi vivi sì, spogliatoi. Sì, 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 Ogni, sono sempre, sia in casa che in trasferta, sia insieme alla squadra, diciamo che non, non, sono sempre presente. Alcamo Calcio, che adesso milita in quale serie? Siamo nella categoria eccellenza, che è diciamo, una categoria, la, 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 diciamo, la, la serie A della siciliana. La prima sì. categoria dilettantistica della Sicilia, poi dopo di questa ci sarà adesso io di calcio. Sopra è... l'eccellenza c'è la Serie D che è già a livello nazionale e quindi già un campionato professionista. Sì. No, è un campionato sempre dilettantistico, ah, però è a fa in fase nazionale. Ah, ok, ok, no, no. No, ti domando appunto perché voglio sapere io il primo è il, in prima persona. E Gianluca Pisciotta, team manager dell'Alcamo. Ci vuoi parlare un po' dell'Alcamo Calcio? Parlaci sì. un pochettino di questo campionato. Quando è iniziato? Quante partite avete fatto? Come sta andando? Sì, è iniziato il 10 settembre e dal 24 luglio che siamo in preparazione. Abbiamo fatto la Coppa Italia. E già il 27 agosto siamo usciti dalla, dalla Coppa Italia. Abbiamo perso, diciamo. I due scontri contro il dattilo. e Adesso in campionato abbiamo 5 punti, abbiamo fatto un pareggio, eh, una vittoria e una sconfitta. Eh, parliamo, eh, un, eh, due pareggi. Scusa. La prima giornata abbiamo giocato in campo neutro a Salemi. Contro il Massaro, Abbiamo pareggiato 0-0. Poi siamo andati a giocare a Castelbuono e abbiamo vinto 2-0. Poi di nuovo in casa. Che poi parliamo del fattore. Stadio di nuovo in casa contro il Dattilo a Caccamo. E abbiamo perso 1-0. E ora domenica scorsa abbiamo giocato eh, a Palermo contro il Cussi e abbiamo pareggiato 2-2. Adesso sabato giocheremo a Casteldaccia in casa, sempre in trasferta. Come ho detto poc'anzi, eh, abbiamo il problema già da, da agosto con, il, con lo stadio Catella dove già abbiamo fatto tre partite in casa in trasferta. Ma la scorsa settimana abbiamo avuto insieme a tutta la società un incontro con l'amministrazione di, di Alcamo e ci ha promesso che entro la prossima partita in casa risolverà la questione dello stadio e quindi possiamo rientrare a giocare al Catella dove per noi lo stadio è un'importante risorsa anche finanziaria. Avete anche tantissimi tifosi che, che vi seguono, giusto? Sì, sì, quando la squadra fa bene, c'è diciamo, un pubblico che vuole la squadra che da primato, il catella si riempie, e ci sono state anche partite con 3.000-4.000 persone, l'obiettivo nostro è, è portare più gente possibile a catella. Eh infatti, infatti proprio di questo volevo che tu parlassi. Poi volevo parlare, volevo, sì. ci sono tantissime novità in casa d'Alcamo. Eh, in settimana, proprio martedì, ci sono state le dimissioni di, di mister Guida, un bravissimo allenatore, ma per problemi all'interno dello spogliatoio ha preferito eh, farsi da parte. Adesso la società ha dato diciamo, l'incarico di condurre là, la, fino a sabato la conduzione tecnica a mister Vito Testa che... Eh, è stato il, fino a martedì il secondo allenatore di, di Mister Guida. E poi da, da lunedì, che il presidente per adesso per motivi personali è fuori sede, da lunedì si sceglierà il nuovo allenatore. E quindi martedì già ricomincerà la, la preparazione in vista della, della trasferta di cammarata della prossima settimana. Perfetto, un grosso in bocca al lupo a Gianluca Pisciotta, ricordiamo team manager dell'Alcamo Calcio e un grosso in bocca al lupo a tutta l'Alcamo Calcio per questo campionato di eccellenza. Grazie a voi di tutto per l'invito, alla prossima.